memoria rimanda fotogrammi distrutti, cui non detti si parla più di quanto tu creda. Sto salendo le scale con i piedi nel collo, questo corpo mi pesa. Oggi sono alla fine di una storia che inizia. A me basta saper vivere prima del tempo. Come un bimbo rimpiango di aver perso il momento. Non so più se è il presente o il passato. Io vivo come un ladro di mele nel tuo giardino. Un sassofono suona all'ora esatta. È il momento di parlarti di quello che ho da dirti da tempo. Ed eccoci alla fine, finita la serata. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo Terra Nova di tre giorni. Prima persona, mesdames et messieurs, signore e signori, Savino Zabba, che ci ha sostenuto per tutta la serata con i suoi testi e con la sua lettura. Grazie Savino. Mario. Abbiamo Chicanu che ci ha fatto pregio di un bellissimo quadro. Tengo a ringraziare Mara, che vedete su YouTube le cose che ha filmato, perché tutte le sere stando con la camera bisogna anche farlo. Un ringraziamento ai fonici, ai tecnici, al centro culturale. Un ringraziamento a tutti i musicisti che hanno partecipato, i poeti già di questa sera, perché non abbiamo detto i nomi, ma Salvo Campisi, duetti al chilo con Salvo Campisi, con Pippo Puma, e Michael che ha accompagnato la chitarra tutto il tempo. Ora, per preparare uno spettacolo ci vuole ritmo, ci vuole eleganza, ci vuole passione, e un applauso per Raffaella Bonfiglioli, che è la direttrice artistica del festival. Raffaella, prego, vieni con noi come un'artista vera. Un grazie particolare ancora al Centro Culturale e Alessio Bonomo. Certo, ci arrivo. E prima dunque di fare le conclusioni, cioè sicuramente adesso però con Marco, che l'ha accompagnato alla chitarra. Matteo, vieni con noi, vieni con noi. Quindi scusami, Alessio e Matteo. E vogliamo terminare con una canzone, e poi avremo una piccola sorpresina. Una canzone che vogliamo dedicare ad Antonio, quindi vi cantiamo adesso una canzone che si chiama Canzone per Antonio.